La cornice è quella di Galleria Sernesi, in pieno centro a Bolzano. Cultura innanzitutto, poi musica, gastronomia, balli, ovviamente tanta allegria. Il capoluogo altoatesino, insomma, si scopre latino grazie alle iniziative del gruppo Latino America Insurgente, in stretta collaborazione con la comunità peruviana. Nell'ultimo fine settimana protagonista è stato il Brasile, che ha cavalcato l'onda del successo dei primi tre sabati di luglio dedicati al fascino inconfondibile del Perù, della Colombia, di Cuba. Così noi abbiamo mostrato un po' delle nostre origini culturali tramite la musica, l'arte, la cultura, lo spettacolo. E questo è il nostro scopo dell'associazione, no? Farci conoscere e accettare per quello che siamo. La collaborazione di Confesercenti ha gettato le basi per future e si spera proficue collaborazioni. Tantissima gente, ogni sabato c'era sempre gente diversa, soprattutto dei nostri associati, che il giorno del Perù c'erano tutti i peruviani, che il giorno di Cuba c'erano tutti i cubani, il giorno di colombiani, tutti... e questo è il bello, e oggi è il Brasile, questa bellissima cultura. Io mi sento tanto onorata di fare parte, di essere anche la rappresentante di questa bellissima associazione, perché io stessa mi sento afrodescendiente, no? Di tutta l'America Latina. Il successo della prima edizione della manifestazione dedicata ai sapori latinoamericani fa ben sperare per una già tanto attesa replica la prossima estate.